Preparatevi a Domini, preparate la via del Signore. Dal Vangelo di Marco alle strade degli scout d'Europa, 5.000 giovani stanno percorrendo i cammini storici del centro Italia. Si sono messi in marcia lo scorso sabato per vivere nella riflessione della parola di Dio attraverso i mezzi della pedagogia scout. Il servizio è come stile di vita. Una volta che capisci l'importanza che ha e quanto amore ci puoi mettere dentro, diventa un po' un fare il bene al di fuori dello scautismo. Hanno attraversato Umbria, Abruzzo, Lazio, Toscana e ora stanno camminando in pellegrinaggio su 4 differenti percorsi che termineranno domani nel Cimino, in Sabina, a Campo dell'Osso e a Fossa Nova. Sabato poi il grande giorno, Roma, Basilica di San Pietro, l'udienza con il Papa Francesco. Lo spirito e la voglia di camminare insieme nella parola di Dio, questa è l'anima che porta questi ragazzi a fare tanta fatica e però a gioire. Ma questo lungo percorso non terminerà sabato, da quell'incontro partiranno nuovi obiettivi. Sarà un nuovo rilancio, dicono, il Papa ci indirizzerà verso nuove strade. Ma cosa accade quando giovani provenienti da tutto il mondo condividono la sfida del cammino in uno spirito di fraternità e pace? Scoprono di provenienze diverse, culture diverse, approcci diversi, ma poi scoprono che queste differenze in realtà raccontano di una grande identità, un'identità legata alla formazione di un buon cristiano, di un buon cittadino, legata alla volontà di stare assieme.